Ciao amiche e ciao amici, come aumentare quando serve la tensione sessuale? In realtà poi quando serve aumentare la tensione sessuale? Aumentare la tensione sessuale serve in quelle persone che si coinvolgono, diciamo, vivendo un desiderio sessuale senza espletazione, perché tensione sessuale significa quello, significa provare desiderio e non poterlo espletare, altrimenti non c'è più tensione. Se io provo un desiderio sessuale, incontro una che me lo fa espletare, mi fa fare sesso, la tensione finisce. Invece ci sono persone che si coinvolgono desiderando senza espletare la tensione. Come faccio quindi a generare tensione sessuale? Beh, dipende se sono uomo o se sono donna. Intanto, parlando di sesso in generale, capisco che una persona vive una tensione di natura sessuale quando mi dà dei segnali di gradimento emotivo. Nel momento in cui io parlo, tiro fuori anche direttamente l'argomento sessuale. Posso parlare in generale, posso parlare di aver letto un libro su quante volte si accoppiano in media gli uomini o le donne, eccetera, eccetera. Posso raccontare un libro di erotismo, che ne so, 50 sfumature di verde, di giallo, di blu, di qualche altro colore, e noto i segnali di gradimento. Se i segnali di gradimento ci sono, significa che la persona si nutre di tensione sessuale, anche perché il sesso parlato non è un sesso espletato, quindi non devo fargli espletare. A questo punto devi incrementare la tensione sessuale. E come faccio a incrementare la tensione sessuale? Beh, per incrementare la tensione sessuale dipende se sono uomo o se sono donna. Comunque una donna può usare stimoli visivi, ad esempio gambe cavallate che si scoprono un momento e poi si richiudono. Ovviamente non deve essere etichettata male o cose di questo genere, però l'abbigliamento va molto bene. Se sono maschio devo utilizzare molto di più la cinestesica, cioè ad esempio sfiorarle parti del corpo, riuscire se riesco a toccarla in questa zona o toccarmi in questa zona in modo tale da amplificare un po' la tensione che lei vive, insomma, usare il contatto fisico casuale, ad esempio su zone erogene secondarie. Tutto questo va a incrementare la tensione sessuale, quindi io acquisisco potenziale di seduzione. Questo video era per rispondere a Raimondo che mi segue su YouTube ed è un amico. Bene, se ti iscrivi al canale, anche tu come Raimondo avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!